Rieccoci in studio per la seconda parte di Doppio Binario. Continuiamo a parlare di come è cambiata l'attività di formazione all'interno degli uffici legali, ma anche di quali sono i nuovi rischi che stanno affrontando. Lo facciamo con i nostri ospiti e vi presento subito l'avvocato Giovanni Lombardi, General Counsel di Limiti Bank. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Ecco, avvocato, io parto subito da lei e le chiedo quali sono appunto i nuovi rischi che state affrontando come ufficio legale, considerando proprio anche la vostra attività che si svolge, come sappiamo, in via del tutto digitale. Prego. Sì, buongiorno, grazie dell'invito e grazie anche della domanda che mi consente di parlare di limiti non solo per le sue attività, che come anche lei ha detto si svolgono principalmente in forma digitale. Il Limiti è una banca nata sostanzialmente nel 2019, ammessa a quotazione già nel 2019 e quindi ci troviamo ad affrontare le attività che svolgiamo secondo, diciamo, un paradigma radicalmente diverso per quello che è il mercato italiano. Certo. Abbinato alla difficoltà e complessità di una società quotata in borsa sul mercato primario, sul mercato MTA. La pandemia, che è un po' quello che rimane sempre nel retropensiero quando si parla di rischi per un'azienda, a mio avviso non ha cambiato il panorama dei rischi legali o dei rischi in generale che la banca si trova ad affrontare proprio per la sua natura di banca totalmente digitale. In questo siamo una banca specializzata che si focalizza su pochi settori di attività che riteniamo siano quelli più confacenti a quello che è e che sono le prospettive di sviluppo del paese intero. Quindi mettiamo insieme i rischi tipici legati allo sviluppo del business, quindi all'attività di erogazione del credito e tipicamente di quel credito che noi definiamo credito difficile. Cioè avere a che fare con clientela prevalentemente corporate, quindi non con clientela retail, a cui eroghiamo credito in situazioni particolari, che sono tipicamente le situazioni di società in difficoltà oppure società ad alto potenziale che stanno cercando vie di crescita e di sviluppo. Quindi tutte, se vogliamo, realtà particolarmente articolate e complesse. A questo si abbina il fatto che essa è una banca neonata da questo punto di vista e avendo vissuto una fase, i primi 2 anni, di grande crescita sia di business che soprattutto di crescita di personale, dover gestire contemporaneamente lo sviluppo del business, tante nuove iniziative con un team di colleghi prevalentemente giovani che cresce molto velocemente, ha con sé un rischio esponenziale, è come se fosse una startup nella startup da questo punto di vista. Certo. Il che vuol dire non solo fare crescere la formazione dei colleghi, ma creare, diciamo, quei contesti e quei presupposti tali per cui tutti i colleghi siano perfettamente a conoscenza del quadro normativo di riferimento e non solo di normativa esterna, ma anche di normativa interna. In questo essere una banca vigilata ha un grande vantaggio, anche se per molti colleghi, soprattutto del business, è percepito come un vincolo, cioè l'essere soggetti a una pluralità di normative che definisce un quadro, esterno molto dettagliato, molto complesso anche, ma all'interno del quale si ha poi la possibilità di definire i propri processi interni in piena compliance con quelli che sono i requisiti posti dalla normativa esterna. Quindi, se vogliamo, c'è una sorta di guida imposta dal regolatore all'interno del quale poi l'obiettivo è sviluppare processi aziendali sempre più snelli e sempre più agevoli. Questo è un esercizio che abbiamo fatto fin dall'inizio, quindi fin dal 2019, finalizzato a una puntuale mappatura di tutti i processi aziendali. All'inizio avevamo mappato oltre 270 processi aziendali e in quei processi aziendali avevamo individuato i rischi tipici, con una mappatura dei rischi che poi si è evoluta nel tempo insieme a quella che è stata l'evoluzione naturale del business e di pari passo una mappatura puntuale di tutti i rischi. Come dicevo, essere una realtà vigilata e quotata in borsa fa sì che il sistema di controllo dei rischi sia un sistema molto articolato
è tipicamente più complesso rispetto a quello di altre aziende industriali. Il nostro sistema di controllo dei rischi è un sistema a tre livelli, dove abbiamo le strutture di business, che sono, diciamo, il controllo cosiddetto di primo livello, quindi responsabili dirette della corretta implementazione dei processi aziendali. Abbiamo i controlli di secondo livello, che sono principalmente inerenti all'area del risk management e delle attività di compliance e antiriciclaggio. E poi abbiamo i controlli di terzo livello che vedono la funzione interna audit e il soggetto che interviene in ultima istanza con verifiche tipicamente ex post, ed è ad esempio il soggetto a cui vengono indirizzate le segnalazioni interne aziendali di whistleblowing. Certo. Quindi, diciamo, in questo panorama così articolato, essere una banca startup per una direzione legale ha sicuramente un grande stimolo di attività e di intensità. Ricordo sempre che nelle banche, a differenza delle realtà industriali, la funzione compliance è propriamente una funzione di controllo distinta dalla funzione legale, che è vista un po' come un ibrido all'interno delle banche, cioè una funzione che sta a cavallo tra il supporto business e poi l'interlocutore con le autorità di vigilanza, per cui per le autorità di vigilanza siamo Sì. tipicamente quasi una funzione di controllo, anche se poi io cerco di Certo. evitare questa etichetta. È come se avessimo un po' la funzione di fare da raccordo tra le varie anime all'interno dell'azienda, e da qua, se vogliamo, anche la centralità del ruolo che hanno le direzioni legali sempre più crescente, non solo nelle realtà industriali, ma in particolare in quelle vigilate, banche, assicurazioni, ma tutto il mondo fintech sta subendo un'evoluzione Assolutamente. in questo senso. Assolutamente, avvocato. Lei appunto ha già sottolineato appunto l'importanza dell'attività di formazione all'interno della vostra specifica realtà e le chiedo su quali temi vi state concentrando particolarmente. La formazione in ambito bancario è sicuramente l'ambito costante di tutti i nostri processi interni di formazione. Qua permettetemi però una piccola premessa e una piccola descrizione di Illimity come sua, Sì. diciamo, popolazione. Illimity, come dicevo, è cresciuta molto in questi 2 anni. È passata ad avere una quarantina di persone a oltre 670 dipendenti, con un aumento di complessità molto importante. I colleghi che si sono uniti a noi hanno provenienze da oltre 200 aziende diverse, vengono da oltre 16 settori merceologici totalmente diversi da quello bancario, quindi portando competenze e esperienze molto diversificate. E quindi il primo esercizio è stato cercare di creare programmi formativi su più livelli che avessero, da un lato, permettessero di colmare eventuali lacune di conoscenza specifica del business bancario, del mondo delle società vigilate e regolamentate e del mondo delle società quotate, quindi tematiche come non soltanto l'erogazione del credito o i vincoli al riguardo, ma anche rispetto a tematiche di market abuse, market manipulation, in quanto società quotata da un lato, e poi perché molti dei nostri clienti sono a loro volta società con strumenti quotati sui mercati, quindi con attenzione quando si gestiscono e trattano per questi oggetti. E questo è stato, diciamo, il primo esercizio. Dall'altro lato, la difficoltà di creare un linguaggio che fosse accessibile a tutti, quindi non ultra tecnico, ma che facesse sempre delle competenze tecniche o legali o di compliance, elementi centrali, ma che avesse una modalità di fruizione molto più snella e molto più funzionale alle esigenze dei colleghi, quindi che consentissero dei programmi di formazione molto, diciamo, diffusi durante tutto l'anno, quindi sono corsi diversificati a cui uno si iscrive se ha curiosità di partecipare a determinati argomenti, in più rispetto a programmi obbligatori. I programmi obbligatori riguardano il mondo del credito, il mondo della consulenza bancaria, riguardano il mondo della compliance in generale per le attività, riguardano moltissimo le tematiche di gestione dell'IT e delle competenze specifiche rispetto all'uso della strumentazione aziendale. Certo. Quindi il corretto utilizzo di tutti gli strumenti informatici è per noi un must,
che tutti i colleghi devono aver ben presente, e questo è il primo strumento che serve a gestire un rischio strategico veramente rilevante per chi si posiziona sul mercato come entità totalmente digitale. Noi come banca di fatto non abbiamo più filiali operative se non una che fa sostanzialmente anche attività di back office, per cui tutta la nostra clientela interagisce con la banca in maniera informatica o digitale. Quindi è fondamentale che ci sia veramente un livello di conoscenza delle apparecchiature e dei sistemi IT perfettamente integrato con le attività che vengono svolte. Quindi i programmi IT sono programmi su base tipicamente semestrale, con dei corsi di formazione obbligatori per tutti i colleghi, quindi a tutti i livelli, dall'amministratore delegato al primo degli impiegati. Questo per noi è fondamentale, non solo perché ci sono comunque dei requisiti di legge che ci obbligano come società vigilata a porre in essere questi programmi di formazione, ma proprio perché connaturato al nostro DNA, essendo una banca nata digitale, non possiamo certo trascurare o sottovalutare questi elementi di attenzione, e soprattutto dobbiamo far sì che siano tutti allo stesso livello, quindi che il livello di conoscenze sia diffuso, trasversale e soprattutto in costante aggiornamento rispetto a quelle che sono le evoluzioni delle attività dei colleghi. Assolutamente. Avvocato, io la ringrazio molto per il suo interessante contributo. Grazie a voi, è stato un piacere. Grazie all'avvocato Giovanni Lombardi, General Counsel di Limiti Bank.